tocca per lui, attaccato da Cecconi. Baggio, grande idea per Maldini, Barco per lui, destro Nicoletti, Eranio prova, traversa e gol. Gran gol di Eranio, Milan in vantaggio. Stupenda azione, veramente se questo sarà il Baggio che vedranno i tifosi milanisti, c'è da essere soddisfatti, perché ha visto l'inserimento, vediamo l'esterno di Baggio, l'inserimento di Maldini che è velocissimo, ruba il tempo a Ungari e tira in porta, buona respinta, poi c'è stato un gran tiro d'esterno ancora una volta di Eragno che ha preso la traversa e è andata dentro, comunque bellissima azione e buona iniziativa di Baggio. Vediamo qui la conclusione, esterno, perfetto, in quelle condizioni devi calciare per forza d'esterno, la palla va sbattuta tra gli stessi denti. Gran gol di Erani al settimo minuto, il Milan in vantaggio. Ecco, un'idea importante di Baggio che quindi si candida sempre più autorevolmente per quel ruolo che in teoria è stato in là all'azione, adesso è lui pronto alla battuta, sembra già uomo ovunque, regista vero. E adesso attenzione, Maldini, Weah, eccolo qua, attenzione, è un tiro e c'è il gol. Baggio sorpreso nettamente, Nicoletti beffato sul primo palo, 2-0 per il Milan. Ma cosa dire, aveva già provato questa punizione anche a... adesso rivediamo qui la barriera con l'Omi e con l'auto passa in mezzo e ovviamente Nicoletti non può fare niente perché va sopra la barriera, in mezzo alla barriera. L'aveva già provata molto una posizione del genere cercando l'esterno, questa è una posizione diversa e ha centrato. Fiducia su fiducia per le economie delle partite possono essere diverse, ci sono partite dove hai bisogno di un terzino d'attacco e altre volte che hai bisogno di un terzino di difesa. Cecconi per Lomi, buona l'idea e Rossi riesce a chiudere lo specchio, Lomi prova ad aggirarlo ma a quel punto il pallone diventa imprendibile. Eh sì, bello però questa iniziativa di Cecconi che dice Boscolo, vediamo un po', con Sonni prova proprio il tiro e non è male, non è male, molto bello di collo pieno, è una buona punizione e nonostante la distanza con Sonia ha calciato molto molto bene. Adesso rivediamo di collo, va sul primo palo, anche se secondo me lì Rossi ci sarebbe arrivato, vediamo adesso, è già sulla traiettoria, sì, anche se il tiro era molto potente, vediamo adesso, bello lo stile, molto bello calciato bene, grande coordinazione di Giammato nella partita di Hong Kong e ha cominciato bene anche a Monza, suo l'assist per Baggio, attenzione fuori gioco di Cecconi. È sempre pericoloso comunque Cecconi a essere dribblato. Beh, c'è anche un po' più di grinta in campo. No, sicuramente. Sin troppo remissivo nel primo tempo. Locatelli, gran numero, resiste di forza, cerca aiuto, ancora un dribbling secco, doppio, grande slalom, Savicevic prova, ribattuto, vince il tackle, Savicevic, Pozzini si salva. Numeri da circo di Locatelli e Savicevic. Le ha provate tutte per far gol, Bozzini gli ha chiuso bene lo specchio della porta, ma lui... Tassotti, Locatelli in posizione regolare, rimasto all'indietro Garlini, Locatelli, attenzione, Locatelli fa tutto da solo, pretende un po' troppo. Nell'occasione di Monza aveva cercato Baggio, gli aveva creato l'occasione da gol. Baggio, Marco per lui, 4 contro 3, attenzione a fuori gioco, Lentini, cambia passo, prova, Bozzini. Ottimo, fatto benissimo a concludere da solo in questa azione, anche se una volta entrato in possesso di palla avrebbe avuto la possibilità di passare a Soldati sulla destra, ma comunque lo scatto qui è ottimo, ottima progressione, buonissimo tiro di sinistro e direi anche buona la parata in due tempi di Bozzini. Giorgio Morini, sì. Guaccioni con la sigaretta in mano, lui aveva la penna. Chialdini non riesce a tenere basso il pallone, grande opportunità per lui. Sì, c'è stato questo cross raso terra di Galia. È tornati, c'ero io purtroppo in quella retrocessione 80-81 e sono veramente felice per loro. Lentini tenta il numero due volte, il tiro e c'è il grande gol. Grande gol di Lentini. Applausi per lui, è un gol molto importante per lui, è il 3-0 per il Milan. È bellissima questo gol veramente. Ci ha creduto, ha fatto un pallonetto e poi prima che di controbalzo sicuramente ha anticipato l'uscita di Bozzini, perciò è stato veramente un gran bel gol. Come ci voleva secondo me per Baggio il gol di Monza, qui ci è voluto per Lentini per ridargli fiducia. È stato bravo, è molto bravo, praticamente ha fatto vedere quello che tutti noi conoscevamo.
che forse da un po' di tempo non ci faceva vedere.